Eccoci qui ritornati alle 10 pillole di in compagnia del vostro Davide qui su Radio Notte Stereo. Oggi parliamo di una seconda parte, della seconda parte della puntata della settimana scorsa, in cui abbiamo parlato dei brani di cui fondamentalmente noi ci fissiamo, quindi ce li fissiamo in testa, ce li ripetiamo più e più volte. Ed oggi parliamo di un'altra piccola parte, quindi di un quid, di un di più, del perché appunto ci fissiamo con un brano, del vero e proprio perché, dal punto di vista più specifico, più scientifico. Ecco, una primissima ipotesi, parlando della primissima pillola di oggi, è che i bachi siano utili ad un tipo di memoria in particolare, detta audioetica, e quindi in cui la musica ci aiuta a ricordare gli avvenimenti a cui essa è legata. In questi casi la sequenza di note attiva una regione del cervello, ovvero la corteccia uditiva primaria sinistra, che è associata all'udito e quindi si mobilita perfino quando semplicemente pensiamo ad una canzone. Passando quindi alla seconda pillola, ci ricolleghiamo ai ricordi e alla memoria insieme. In un esperimento pubblicato tra l'altro nel 2021 dal Journal of Experimental Psychology, pare confermare che le canzoni, tra l'altro, tarlo, aiutino il radicamento dei ricordi. Appunto, quando ai soggetti seminati è stato chiesto di ricordare i dettagli di alcuni filmati visti insieme ai brani già ascoltati in precedenza, ne è emesso che quelli che ricordavano meglio erano i brani che ricordavano anche più elementi visivi, il che suggerirebbe ovviamente il fatto che le nostre menti usino l'associazione mentale tra un brano e un'immagine non tanto per fissare nella memoria un ricordo, quanto per recuperarne i relativi dettagli. Quindi fondamentalmente queste canzoni, in particolare quelle appunto che maggiormente fissiamo nella testa, che abbiamo la possibilità di fissare nella testa, ci aiutano a fissare meglio anche i ricordi ad essi collegati, ma non i macro ricordi, ma persino i dettagli. Quindi ci andiamo a ricordare più dettagli con delle canzoni che maggiormente appunto ci fanno ci si fissano nella testa. E quindi, passando alla terza pillola di oggi, parliamo del perché i motivetti ci tornano in testa anche quando abbiamo visto o sentito qualcosa di associato a un dato ricordo. Magari la prima volta che abbiamo guidato, ad esempio la radio trasmetteva Azzurro di Adriano Celentano, e quindi quel brano ci torna in testa quando ci capita di incrociare per caso un'autovettura simile alla nostra vecchia auto, o tantomeno quando passiamo nello stesso posto dove appunto abbiamo ascoltato questo brano e quindi dove abbiamo passato durante quel ricordo fondamentalmente. Con la quarta pillola parliamo del fatto che, perciò, anche se di solito pensiamo ai tarli come a un fastidio, in realtà si trattano di una vera e propria forma di consolidamento mnemonico che aiuta a preservare le esperienze più o meno recenti. Quindi, ragazzi, hanno tanti lati negativi, magari non ci fanno dormire, magari non ci fanno concentrare, o pensiamo, e questo ne parleremo tra pochissimo, che non ci facciano concentrare, e in realtà in qualche modo ci stanno aiutando, almeno il loro intento, non volendo, quello della nostra mente, è di aiutarci, di riportarci all'attenzione. E questo perché? Perché, passando alla quinta pillola, iniziamo a parlare del perché, ad esempio, cantando sotto la doccia, una delle seconde ipotesi sul perché abbiamo visto queste allucinazioni sonore, è che i bachi funzionano come un vero e proprio screensaver, un riempitivo musicale che tiene la mente in stand-by, dunque ad un regime minimo di attività cerebrale e cognitiva. Non a caso i motivi ci spuntano in testa quando siamo sotto la doccia, quando camminiamo, quando siamo relativamente poco impegnati. Ma con la sesta pillola parliamo anche del fatto che si presentano anche quando siamo mentalmente sotto pressione, troppo sotto pressione. Per silenziare quindi il jukebox interno, insomma, dobbiamo trovare un vero e proprio equilibrio, non essere né troppo rilassati nemmeno troppo impegnati. Con la settima pillola parliamo del perché, infatti, in realtà gli esperti non escludono neppure che gli earworm siano sempre presenti nel nostro cervello, ma che addirittura forse siamo troppo occupati a fare altre cose per accorgercene, e li notiamo cioè solo quando la mente gira a vuoto, o perché siamo appunto troppo vuoti o troppo impegnati. Con l'ottava pillola parliamo del ritmo e del rumore, fondamentalmente, perché un altro esempio, un'altra cosa di cui appunto parlare, è che ancora nel 2015 il neuroscienziato canadese Stephen Brown, a sua volta soggetto ad un attacco di tarli, ha ipotizzato una variante di questa interpretazione, ovvero che i tarli svolgerebbero un ruolo chiave non tanto nel mantenere acceso il cervello, quanto nello stabilizzare il nostro stato di coscienza. Quindi in pratica ci riportano, o che quindi tendono a riportarci in equilibrio. Quindi il nostro non deve neanche essere tanto un tentativo
di avere un equilibrio di impegno o non impegno, ma addirittura le canzoni Tarlo ci aiuterebbero a riportarci in equilibrio. Questa sarebbe una cosa davvero spettacolare. E c'è da dire che la sua teoria, però, nella nona pillola di oggi parliamo appunto del fatto che è supportata dal suo studio, che mostra come il ritmo delle canzoni che ci tornano in mente impatti sul nostro umore o sul livello di eccitazione addirittura. Ma il legame non è univoco, perché può essere un motivo a suscitare uno stato d'animo o il secondo ad evocare il primo, quindi è una cosa fondamentalmente scambievole. E tra l'altro c'è un'ultimissima chicca appunto di cui parlare, che è la decima pillola di oggi. Questo perché accade, per esempio, nel 1985, pensate, che l'alpinista Joe Simpson rimase bloccato in un crepaccio sulla Grande, quindi 6.536 metri nelle Ande peruviane. Eppure, come riportato nell'autobiografia, la morte sospesa, da cui l'omonimo film, seppur ferito e con un principio di congelamento agli arti, Simpson riuscì a trascinarsi fino al campo base, ritrovando quindi il compagno che lo credeva pensate morto. Per tutto il tempo quindi del tragitto, Simpson sentiva di risuonargli nella mente Brown Girl in The Ring di Boney M, una canzone che tra l'altro odiava, e questo dettaglio suggerisce che la musica interiore abbia il potere di modulare il nostro stato di eccitazione, e che quindi in una situazione estrema non importi se la melodia non è in linea con i gusti personali, sigla appunto la dottoressa Lauren Stewart, ma l'importante è che il ritmo aumenti lo stato di veglia e la capacità di reagire nel momento del bisogno. Quindi addirittura in una situazione così limite di vita o di morte, in cui tutto quello che c'è da fare è da andare avanti, la sua canzone Tarlo, che tra l'altro odiava il povero alpinista, è riuscito a mantenere la soglia della sua attenzione talmente alta o sufficientemente alta, nonostante il suo stato di, come dire, di semi incoscienza, a riportarlo al campo base, tra l'altro quando tutti quanti coloro che fossero rimasti lì ormai lo dessero per dispesso definitivamente. E quindi, ragazzi, le canzoni Tarlo sono più ormai così antipatiche? Forse abbiamo avuto la possibilità di ripensarci su, di dargli una nuova nota positiva, e quindi di ridargli appunto un motivo di esistere all'interno della nostra testa, senza pensare che siano necessariamente negative, ma anzi forse ci stanno allarmando, ci stanno dicendo: uè, guarda che o sei troppo impegnato o non lo sei abbastanza, fai qualcosa, perché io sto qui fino a quando te non risolvi i tuoi problemi. E c'è da dire che fondamentalmente ci riescono. Anche per questa settimana è tutto, anche per le 10 pillole di che possiamo ascoltare come sempre dalla nostra applicazione, scaricabile sul Play Store sia alle 11 che alle 17 di giorno sabato, come sempre. Quindi vi ridiamo appuntamento la settimana prossima, e vi chiediamo anche di seguirci sui nostri social, quindi sul nostro sito, su YouTube, e come sempre anche di salutarci, di supportarci come sempre. Un saluto dal vostro Davide, un saluto da Radio Notte Stereo, e con le 10 pillole di ci rivediamo la settimana prossima.